Bimbe, sveglia. Su ragazze, dai che oggi è l'ultimo giorno dell'anno, dobbiamo fare tantissime cose. Sveglia, buongiorno. Buongiorno amore, cosa vuoi, la crepe? Ultima crepe alla Nutella del 2023? E ce la facciamo, va bene. Vanessina? Oi, sveglia amore, tu la vuoi la crepe alla Nutella? Ok, vado a prepararle, va bene? Buongiorno e ben sveglie. La crepe. Adesso ti faccio la crepe. Tu hai un po' di tossina brutta, eh? Qua ci vuole un po' di cortisone. No, non la voglio. Non la vuoi, amore? Come mai? Non stai bene? No. Vuoi un pezzettino di tiramisù? No? Non hai fame, quindi? Ok, va bene. Allora la faccio solo per te. La faccio solo per te, amore, ok? Amore, buona la crepina? Lo sai che questa è l'ultima crepe del 2023? Eh? E poi non ce ne saranno più? Non ce ne saranno più. Le crepe si potevano cucinare solo fino al 2023, Anastasia, eh? Non lo sapevi, non te l'avevo detto. Devi trovare un altro dolcino, eh? Goditela, mangiala fino alla fine, non lasciare traccia di Nutella nel piatto e poi di addio alle crepe alla Nutella, amore, mi spiace. Buona colazione. Vale, ascolta, come ho già anticipato ad Anastasia, oggi è l'ultima crepe del 2023, ma è proprio l'ultima crepe perché dal 2024 in poi non si potranno più mangiare le crepe. Quindi, hai cambiato per caso idea e vuoi venire a mangiare una crepe? Perché sarà l'ultima per sempre. C'è poco da ridere, eh? Quando poi non potrò più farvi le crepe e piangerai, ti ricorderò, ti farò rivedere questo pezzo in cui tu riderai. Vuoi una crepe? L'ultima? Pensaci. Hai tempo fino alle 23:59 di stasera che non saremo a casa, però vabbè. Niente? Va bene. 24, però le crepe si possono ancora fare. No, amore. Dai, no. E vabbè, tu le fai. Non posso, amore. Il decreto legge non lo permette. Perché? Se no mi danno la multa. Perché è un cibo che è stato creato, inventato, che solo dai, fino al... È la verità, amore. È la verità. Giuro in giuretta. Sto scherzando, amore. Ma secondo te io non posso cucinare le crepe alla Nutella? Casa mia. Io a casa mia cucino quello che voglio, del resto. Sei contenta che era uno scherzo? Ci sei rimasto male? Il tuo dolce preferito? E brava l'amore mio che si porta avanti con i compitini anche l'ultimo giorno dell'anno. Ma lo sai che qualsiasi cosa si fa l'ultimo giorno dell'anno la si fa per tutto l'anno? Lo sai? Quindi tu studierai tantissimo anche tutto l'anno prossimo. Brava amore! Guarda. Allora, brava. Questa è storia, giusto? Quindi, adesso io invece preparo il pranzo, poi magari usciamo a fare un po' di spesa. E piove. E piove, sì, oggi è bruttissima. Proprio giornata, sì, anche stasera. Va bene amore, buono studio. E poi dobbiamo anche scegliere l'outfit per stasera, come vestirci. Sì. Eh sì amore. Ma posso mettermi quel pantalone, quelli neri che abbiamo comprato? Non mi piacciono per stasera amore. No, non sono adatti a stasera. Tu stasera devi mettere un bel abitino. Ok. Un bel vestitino che sei bellissima, va bene? Sì. Non sapete che dobbiamo andare a fare il bagnetto? Andiamo? Dai che sono già le 3:30 e fra un po' dobbiamo uscire per andare al cenone. Dai che poi dobbiamo decidere anche l'outfit. Manca poco, è il tempo che vi lavate, vi asciugate i capelli, soprattutto i tuoi. Andiamo? Ok. Dai, andiamo a preparare la vasca. Cosa mettiamo? Una bomba bagno? Sì. No. No? Cosa vuoi mettere? La polverina. E dov'è la polverina? È su? Ok. Però andiamo, dai. Ok, andiamo. Togliete i telefoni che non si può andare nella vasca da bagno con i telefoni. Ridi, signorina? Sto ridendo io, Allora, complimenti Anastasia! Bravissima, amore! Bastava soltanto una bomba bagno, non tutti i prodotti per il bagno, Cos'è combinata? Questa, ma siamo sicuri che sta roba è un buon prodotto? Sì, me l'avevate regalato a me. Ma quanto tempo fa? 100.000 anni fa? Non so. No, io non mi fido. Ascoltate, prima che vi viene qualche eritema sulla pelle, allora... oggi è la vigilia di Capodanno, dai. Fallo cadere ancora, dai. Allora questa. Sì. E non questa. Quello che volete. Dai, raccogliete tutto e metteteli nel cestino. In maniera magari un pochino ordinata. Sì, babbo, ciaone. Amore, hai ordinato? Apro l'acqua e buttiamo la bomba o bisogna aprirla dopo? Dopo. Dopo? Verso la fine? Sì, quando è alta. Sicure? Sì. E se invece la buttiamo adesso non fa la schiuma? Sì, ma poi c'è la... Fai di aprire.
Va bene, allora niente, aspettiamo che si riempia la vaschetta e poi ci buttiamo dentro la bombetta. E poi ci buttiamo dentro noi. Esatto. Una bella lavatina, capelli, corpo e poi andiamo a scegliere l'outfit, va bene, per stasera. Avete già deciso qualcosa? No. Sì. Secondo me l'acqua è abbastanza alta, guarda che bollente. Adesso ho aperto quella fredda, ma la bomba secondo me si può mettere. Sì. No. Però guarda che calda ancora, non potete entrare? Non lo so. Pronta Anastasia a gettare l'ultima bomba bagno del 2023? Olè! Wow! Guardate! Comunque le crepe nel 2024 ci saranno ancora. Amore, cosa stai facendo? Okay. Uno striptease. Mamma. Guardate, guardate, un cuoricino. Ma la dobbiamo portare giù secondo te? Che cosa, amore? La bomba? Sai cosa devi fare? Prendi il docino, sì, il soffione, apri, tira su e fai scorrere l'acqua dentro la vasca. E lei è sciolta. È andata, amore, sciolta. Ma qua non c'è. È là. Vabbè, è sotto, guardala. Eccola, vai, la vedi? Ciao, cuoricino, buon voyage. Va bene, cucciole, dai, tra poco fate il bagno. Sì, era freddo. Non so se è pronta l'acqua, Ma guarda il cuore, è ancora lì. Non si scioglie, piano piano, lascialo stare che si scioglie piano piano. Ok, dai, ci vediamo dopo il bagnetto, va bene? State le brave e non inondate il bagno. Per favore, non sto scherzando, Vanessa, non ridere, perché te la faccio raccogliere tutta te. Aspetta. Allora, vediamo un po' la situazione. Siete pronte? Bravissime! Immagino che non abbiate bagnato neanche un po' per terra. Bravissime cuccioline! Com'è andato questo bagnetto? Vi siete divertite? Sì? Adesso asciughiamo i capelli, quindi ci vediamo fra 6 mesi. Il video finisce qui, non faremo in tempo a fare il capodanno, perché prima che asciughi i capelli a Vanessa, soprattutto, ci vuole una vita e mezza. No, dai, scherzi a parte, muoviamoci, asciughiamo i capelli, che poi andiamo a scegliere i vestiti per stasera, ok? Allora, ragazze, vi siete lavate, avete fatto un piccolo snack pomeridiano, vi ho preparato sul letto un outfit, per te uno, mi dici se per te va bene, per te tre. Perché? Perché tu sappiamo già cosa vuoi mettere, giusto? No. Questa sera, il pantalone, quello nuovo che ti ha regalato è papà, la maglietta nera. Sì, la maglia nera, il pantalone nero, bellissimo, e sopra il cardigan rosso che spacca, perché è Capodanno. Il bianco. A te ho preparato 3 outfit, il pantaloncino che volevi tu con le calze e la maglia, un altro pantaloncino bellissimo con un altro paio di calze lunghe e la maglia, l'abitino, poi il maglioncino e anche quel pantalone lungo bello che, vabbè, che piace a me, poi lo vedi quando andiamo su. Tu devi scegliere quale outfit vuoi mettere. Andiamo adesso a scegliere? Ani! Dai Ani! Dai Anastasia, per favore, io mi devo ancora preparare. Esci fuori! Ti sei lavato e tutto, vai sotto il letto, dai. Allora, Ani, guarda, ti ho preparato questi outfit, come ti avevo detto. Quindi qua abbiamo questo pantaloncino con queste calze e la maglietta. Qui invece abbiamo l'altro pantaloncino con queste calze. Non c'è invece! Non c'è invece! Dove? No. Ah, e vabbè, lasciala stare. Sì, dopo la tolgo. Decidi cosa vuoi mettere, oppure l'abitino o questo pantalone, era questo quello che ti dicevo. E il maglioncino. No, io voglio questo. Questo outfit qua? Va bene. Io vorrei la maglietta con questo e queste calze. Con quale pantalone, scusa? No, ma le calze. No, se metti quel pantalone lì è lungo. Se metti il pantalone lungo non c'è bisogno di mettere le calze lunghe. A te va bene il tuo invece? Ok, preparate. Allora, signorina, stasera, perché è festa, un trucco te lo concedo leggero, però, Vane. Capito? Cos'è? Non lo so, lo vedremo dopo, ok? Vedere intanto. Vedere, signorina, ma quanto sei bella! E il fiocco, wow, amore, ma sei bellissima! Il tuo viso. Grazie a questi, mamma, hanno fatto un miracolo, vuoi dire? Quelle che mi ha regalato la zia. Dai, amore. Per il mio compleanno, oh. la zia Claudia. No, la zia Samantha. Ah, la zia Samantha. Non ti ricordi? Poco. Questi, i fiocchi, non te li ricordi? Ah, sì, i fiocchi sì, me li ricordavo. Quelli non so neanche se li avevo visti. Belli, brava. Hai visto? Ti ha risolto il capodanno allora la zia. Ok, ragazzi, ci siamo? Siamo pronti per andare a festeggiare l'anno nuovo? Siete cariche? Fatti vedere. Bella, amore mio. Fatti vedere.
Ora andiamo al ristorante. Bellissimo, amore. Adesso andiamo, sì, al ristorante, ok? Ok? Bimbe, siamo arrivate. Stiamo cercando il locale. I nostri amici erano davanti a noi in macchina. Adesso entriamo perché piove. Ok, amore, siamo arrivati. Ma c'è un caos. C'è Gabriel che suona e canta. E quindi niente, dai. Sentiamo dopo. Allora, amore, ne approfitto che siamo venuti in bagno per scambiare due chiacchiere perché non si riesce, vero? Perché c'è la musica alta. Vabbè, però si parla. Sì, certo, no, però nel video se c'è musica non riesco. Allora, come sta andando? Per adesso bene, vero? Adesso ti arriva la pasta al pesto. Poi ci sono anche i fuochi d'artificio. Eh certo, amore. Poi c'è il però se volete andare ogni tanto andate anche sì. A disegnare con quella ragazza. Ma poi c'è il ma non lo so, amore, che cosa c'è. Ma no, hai secondo me c'è dopo la danza. C'è la danza del ventre, dopo la... Infatti sono tutte vestite. Hai visto? Il tema della serata è medio orientale. E niente, adesso stiamo mangiando l'antipasto. E poi procediamo. Ani, come procede? Tutto bene? È arrivata la pasta? La sarragù, quello è formaggio, il grana, lo sai? Buon appetito, amore. Amore, hai visto che bello Aaron, questo bimbo? Allora Aaron, tu conosci la nostra canzone, vero amore? E chi l'ha fatta la nostra canzone? Il tuo papà. E il tuo papà. E poi noi l'abbiamo cantata, vero? Stai divertendo? Sì. A chi vede? Wow. Che bella! Sei bellissima, una coniglietta. Dove l'hai presa? C'era la ragazza? Bella. Manca mezz'ora, amore. Eh? Ma, Ale, magari dopo la mezzanotte. No, stiamo sì. Signorina, vuoi il dolce? Dopo mangiamo il dolcino? Ma lo sai che tra mezz'ora è Capodanno? È il 2024? Manca mezz'ora, eh? Sei contenta? Se mi lasci da fare. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso anche i cappotti. Manca pochissimo, Ani! Dove ci mettiamo? Di qua, di qua! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auguri! Auguri, amore mio! Auguri, amore! Guardiamo appena entriamo, ma ti fa male? Amore, andiamo in bagno? Ti do un'occhiata? Dai, andiamo a vedere. Tra poco arriva il dolce.
Sì, adesso andiamo. Andiamo a finire di mangiare il cotechino con le lenticchie e poi aspettiamo il dolce, poi andiamo a casa. Sì, ma poi dopo il dolce possiamo giocare un pochino. Sì, va bene. Attenzione. Andiamo a vedere Vanessa in bagno. Se sei bruciata, vediamo. E ne metti il flash. Fammi vedere. Dove, Vane? Dimmi tu dove. Qua? Qui. Ma no, amore, non vedo niente di che. Forse vedo leggermente arrossato. Allora, Vanessa, probabilmente è un tappo di una bottiglia. Dai, Vane, balliamo! Dai! Perché? Devo andare a giocare! Siamo arrivati a casa dal nostro gattone, sono le 3 meno 10 di notte, adesso andiamo a dormire, Anastasia sta dormendo e andiamo a vedere Anastasia, si è andata a dormire vestita da capodanno. Ciao amore, buon anno amore, ciao! Ti sei divertita Vanessa? Sì. È stata una bella festa? Sì. Sono contenta, hai conosciuto delle bimbe nuove, vero? Mm-hmm. Abbiamo ballato. Andiamo a vedere Anastasia se si è addormentata vestita. Se cambia. Ah, con la luce accesa. Ani, ma sei vestita? No, amore, ti devi mettere il pigiamino. Adesso ti aiuta la mamma. No, l'ho messo. Bravo, amore! Tutto maniche corte, però. Come maniche corte? Fa vedere. No, e con la vestaglia. Oddio, vabbè, fa niente, dai, stasera va così. Vanessa, diamo la buonanotte ai nostri cucciolini, gli auguriamo un buon 2024. Mamma mia, siamo nel 2024. Cucciolini e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video, buon Natale e buon Capodanno, buon 2024. Sei ubriaca di sonno, Non facciamo fraintendere cose strane. Ciao, no. Buonanotte.